un premio borsa di studio per exempla e non per precepta, intitolato a Maurizio Della Sala, giovane medico scomparso qualche anno fa. Ma il ricordo di Maurizio, il dottore Della Sala, è ancora così vivo nell'anima e nella mente di coloro che lo hanno conosciuto, che bene ha fatto l'Associazione Medici Cattolici Italiani a voler indire un premio borsa di studio per i ragazzi delle scuole superiori. Un premio che deve essere non di monito, ma di ricordo e di esempio per le giovani generazioni. Sono stati prescelti i ragazzi del Liceo Scientifico di Pagani, dai quali una ragazza che ha redatto un elaborato che ha commosso, per la verità, quanti lo hanno letto. Sono contenta di alcune cose. Una fra queste, per esempio, è questa fanciulla che è vicino a me, che si chiama Ilenia, e che è uno dei, diciamo così, è uno dei nostri risultati. E mi fa pure piacere soprattutto sottolineare che i risultati del presente in qualche modo si riconnettono a quelli del passato. In una tradizione, noi siamo qui per ricordare un medico. Un medico, Maurizio Della Sala, che in effetti è sicuramente diventato un medico, ma diciamo si è formato nel Liceo Mangino di Pagani. E l'idea, la voglia di ricordarlo è nata dall'Associazione Medici Cattolici presieduta da Pina Gargano, che voglio citare soprattutto perché è stata mia compagna di liceo, non del Liceo di Pagani, ma noi due paganesi, compagne di scuola. Voglio dire, in tutto questo la scuola c'entra sempre e si riesce a parlare la stessa lingua grazie alla scuola che si è frequentato, al di là del bene e del male, e questo per me è un motivo di orgoglio. Ho voluto esprimere quello che per me significa, o meglio significherebbe, diventare medico. Tu ci tieni a diventare? Sì, è il mio sogno, sì. Seguendo le orme di Maurizio Della Sala. Certo. Discreto, professionale. Vabbè, alla fine sono piccoli esempi come questo che ti fanno rendere conto che magari quello che è solo un sogno può diventare qualcosa di più concreto. Ricordo questo ragazzo asciutto, biondo, una persona che trasmetteva onestà. Questo ricordo di Maurizio. Attraverso i suoi occhi io vedevo che cosa doveva essere veramente essere medico. All'epoca, quando è successo quello che è successo, io collaboravo, cioè ero nella psichiatria, quindi con il dottore Forte seguimmo per quel che si poteva il povero Maurizio. Devo dire, e lo dico a tutti, Maurizio è stato un esempio, non si è mai lamentato di nulla, mai, ha accettato quello che doveva essere senza mai invocare qualcosa o imprecare contro qualcuno qualcosa. Mi ha lasciato un segno indelebile. Un ragazzo di solo 38 anni, l'epoca in cui ci ha lasciato. Un ragazzo con una mente brillante, un atteggiamento garbato, un sorriso che metteva tenerezza e sicurezza. Questo era Maurizio. Quando ho saputo di questa manifestazione ho aderito immediatamente per portare la mia testimonianza, non come professore universitario, ma come amico affettuoso e un po' anche docente di Maurizio. L'obiettivo dell'associazione è quello di essere presente attivamente sul territorio e operare quella missione evangelica che deve contraddistinguere il medico dichiaratamente cattolico e che desidera essere in gruppo operativo.